Signori e signori, buonasera. Noi siamo la compagnia dialettale Legnanese. Questa sera siamo qui in questo bellissimo teatro dell'Auditorium di Cassano Magnago per la nuova rappresentazione, la nuova rivista dal titolo 1-2-3 Gefinidane. E questa sera, in punta di piedi, piano piano, andiamo a vedere gli artisti che si stanno preparando per questa rappresentazione. Venite, seguitemi! Da questa parte, venite piano piano, vieni, seguimi e andiamo a conoscere i boys. Su! Ragazzi, ragazzi, noi siamo i... Legnanesi! Benissimo, ma voi cosa fate qua nei Legnanesi? Balliamo. Cosa? Siamo i boys. Siamo i boys dei Legnanesi. E cosa fai? Poco e niente. Stupido. Va bene. Comunque, ragazzi. Un, due, tre. Che vita! Ciao e tanta merda. Adesso andiamo nel camerino del Mario e del Rino, la Rina e la Mabilia. Vieni, seguimi. E permesso? Permesso? Si può? Questa è la Rina, in arte Rino Maraschi, tanti anni insieme ai Legnanesi, una vita. Tanti, guarda, non mi ricordo neanche quanti, perché ero giovanissimo quando sono entrato. Giovanissimo quanti? Non lo so. Nel 63 ho incominciato a fare le parrucche per i Legnanesi. Nel 63. Perché tu facevi il parrucchiere dei Legnanesi. Certo. E hai continuato questa tua avventura con i Legnanesi? L'ho continuata come attività. Poi dopo volevano buttarmi in palcoscenico, ma io non volevo entrare perché non volevo vestirmi da donna. Avevo il rigetto delle parrucche, capisci? E poi dopo mi sono fatto convincere dalla mia amica. Lino Mario, ecco il mio Mario al trucco. Intervistiamo un po' Lino Mario al trucco. Lino, quanti anni che sei nei Legnanesi? Ma ci devo pensare, è una vita. Dunque io sono entrato in compagnia nel 1972. Con che rivista? I Poveri Cristi Superstar. E il tuo primo personaggio è stato? Ne ho fatti tanti. Dunque io devo dire una cosa. Quella dopo. E lì avevo fatto la suora regista. Mi ricordo in una scena dove si faceva la passione di Cristo, dove c'erano
gli uomini vestiti da donna che facevano la parte degli uomini, una cosa difficilissima, e io facevo la regista, una suora regista che faceva questa passione di Cristo molto bella, e la Tony Barlocco, la Maviglia, faceva Gesù Cristo, invece la Chetta faceva la Samaritana. La buona Samaritana. Ma guarda, è una cosa bellissima. Ma era scalza? No, non era scalza. Comunque, questa sera siamo qui per la nostra prima. Esatto. Che dal titolo 1, 2, 3. Che finì da ne. A questo punto. Si dovrebbe dire una parola che forse in televisione non andrebbe tanto bene. Lo dico io. Tanta merda. Va bene, va bene. Ciao! Speriamo che vada tutto bene, eh? E ciao. Speriamo che il pubblico si diverta. Soprattutto. È quello. Va bene, grazie. Così adesso seguitemi che andiamo a conoscere gli altri personaggi dei Legnanesi. In punta di piedi sempre. Ciao! Che pieni di complicazioni quelle cose. Io qua sta facendo la nostra andata di rocker che non ci fa niente. Permesso? Permesso? Ora noi siamo qua nel camerino della nostra prima donna e della nostra seconda donna, o prima, la memoria storica del Legnanesi, Giuseppe Parini, e della nostra prima donna, Angelo Mortarino. Quanti anni, Angelo, sono passati? Da quando ho incominciato a far teatro, vuoi cominciare la storia lì, mi siedo, o da qua? No, devi stringere un momentino. No, dei Legnanesi, quando sei entrato in compagnia? Nel 69. No, 1969. Con chi usa più sei la vacca le sua, guarda caso. Ti ricordi una piccola battuta in chi usa più sei la vacca le sua? Ah, quella che diceva il Musazzi, che diceva, io dicevo a lui, uscite, due rimbambiti. E lui mi diceva, mettelano giù dura per un po', figuremo a salire in anguria. Questo era quello del paradiso terrestre, famoso paradiso terrestre. Siamo qua per la nostra prima, qui al Teatro di Cassano Magnago, con la rivista dal titolo 1, 2, 3 che è finita ne. È dura, è dimenticarsi il titolo. No, comunque, noi partiamo con questa nostra avventura. Hai qualcosa da dire ai nostri telespettatori? Speriamo che vada bene. E allora incominciamo a dire, veniteci a vedere, perché noi abbiamo bisogno di loro, certo. Per poterne fare un'altra eventualmente, capisci? E allora veniteci a vedere le bella. Va bene, e ora passiamo, ringraziamo Angelo Mortarino e passiamo alla memoria storica. È un po' imbarazzante fare un'intervista questa sera, perché Giuseppe Parini, mi duol o non mi duol dire, è padre di Parini Danilo, che sono qui presente. Comunque la domanda è d'obbligo. Mortarino ha spento le luci. Mai questo. Sei pronto? Perché mi hai bloccato. La domanda è d'obbligo. Giuseppe Parini, memoria storica della compagnia I Legnanesi. Tanti anni dai Legnanesi. Tante gioie, tanti dolori, cos'hai da dire questa sera? Niente, io spero che tutto vada bene, come sempre è andata bene dalla 1945, no? 49. Ancora ho iniziato sempre a teatro, la mia vita è stato un teatro, dall'asilo all'oratorio e tutta casa all'oratorio di Legnanello, che si chiamava la Compagnia Dialettale di San Genesio, perché San Genesio è il protettore degli spettacoli. Quindi praticamente ho passato la mia vita sempre sul palcoscenico, con Felice Musazzi, Patti Patemi, Ucevo da Sindretta, Cotanciucchi, Bicome Buletta, Valabatecca, eccetera, Regna la Rogna, tante cose. Mentre in quegli anni lì, io ero molto giovane, no? E ho sposato tua mamma, eh? Ho sposato tua mamma. Credo. Sì. Ho sposato tua mamma e al mondo è arrivato questo bel giovanotone. Comunque, tua mamma cosa ha fatto? Non ha voluto lasciarmi andare da solo. Mi ha seguito per tanti anni anche lei, poverina. Quindi ha fatto più di 30-40 anni che lei, dice, sempre facendo la serva lì, la sarta. Ecco, la serva anche perché. E il teatro per me è la vita, per me il teatro adesso in questo momento che ho una certa età, che non lo voglio dire, io ho sempre 17 anni, perché ho cominciato a 17 anni
e sono 54 anni di palcoscenico, quindi praticamente oltre mezzo secolo. Oltre mezzo secolo, adesso io non c'ho più niente da imparare, anzi la memoria adesso mi fa dimenticare, non imparare. Quindi praticamente ho gli svuoti di memoria, però cerco di metterci il possibile, tutto quello che ho dentro, perché voglio fare ancora bella figura sul palcoscenico. Va bene, allora ci lasciamo. Ti la mano, caro Giuseppe Parini, veterano di questa compagnia, grande attore che hai recitato con la Lina Vermuller, che hai fatto dei pezzi di Scemi a Fellini. Sei un grande. Ho recitato con la Vermuller, ho fatto un film tutto a posto, niente in ordine. Ho fatto un doppiaggio a Roma con Sergio Corbucci, il bestione, poi ho fatto tante altre cose, allora sai l'ultimo. Sì, il bestione. Il mio nome del il camionista è il mio nome, sì. Il camionista è lei, è il mio, è la mia voce praticamente, è il mio nome. Vabbè, ti lasciamo signori, questa signori, sera. Qui abbiamo un grande attore, un grandissimo attore. Piccolo attore. Va bene, comunque ti lasciamo perché fra un po' entri in scena, sì. E ti, cosa ti devo dire? Un, due, tre. Ciao Pacchè. No, che finita ne. Mamma, solo perché la mia canzone vola. Ma che gridi, scuola crap, che sveglia creatura. Di lui, passo da Lampedusa. Ricorda che mi a sondre paghi il bigò per la figlia della Fatima, né? E allora? Allora. Anch'io mi rendo utile. Donna mangiare i suoi cani. Oh. Non è? Aspetta dopo il tramonto. E perché? Perché è un Ramadan che la dice anche i cani devono fare il digiuno. Di giugno? Sì. Ma siamo a gennaio. Sì. Ma ta sliti una pica. Ma va, guardè me ne vera, madonna, quanto è fiero. Ma vieni già a vedere anche a me qua. Ma quanto pesa? 5 kg preciso. Sarebbe bello le bella, se gli lega l'accusetto papà, una catenina d'oro, un braccetino d'oro, se gli regalò papà, fatto regalo per quando grande lui, una mitraglietta e 10 bombe mano. Stare bene ringraziando Allah. E già, ringraziando Allah, si ti cuscia con i baccalà. Suo papà è un mullà. Che cos'è? Un mullà. Ecco perché spizza! E adesso seguitemi piano piano, entriamo in un altro camerino. Il camerino di Curia. Francesco Curia, detta la Terona, e la Carmela, e Mercury. Un, due, tre, e Mercury Giovanni, detta la Mistica. Siamo qui questa sera, debuttiamo, nuovo titolo è Un, due, tre, che finì da ne, ma una domanda mi sorge, ma Un, due, tre, che veramente finì da ne? Mio mai visti da me. E stasera sarà molto difficile debuttare. Perché? Sento che c'è qualcosa come un fattore di pelle, come se non avessi il vestito questa sera ancora addosso. C'è un po' polemico questa sera. No, è una questione. Sono già un po' rigido per questo collo che e tiene due bulloni attaccati. No, però diciamo il bello della diretta. Noi siamo qui questa sera, sono le 8:20 e non sono ancora arrivati i vestiti. Non li abbiamo ancora provati. Questo è il miracolo del teatro. Ci scommetto che questa sera arriveranno i vestiti e questa sera saremo in scena e faremo anche bene. Voi potete giurarci alle 9 in punto inizierà lo spettacolo e tutto finirà liscio come l'olio. Va bene, adesso ci spostiamo, abbiamo la Carmela, la Terona. Quanti anni che sei stato in compagnia con dieci noi? 10 anni, sono 10 anni. È già 10 anni che ti sopporto. Compagnia di matti. Ti piace? È una grande famiglia, molto, molto. E poi avete trovato una Terona, io l'ho detto l'altra volta, originale. Perché io sono calabrese, quindi più Terona di me. È il primo Terone che entro nei Legnanesi. Legnanesi. Ma lo capisci il lombardo? Certo, dopo 42 anni, Danilo. Lo capisci tutto? Tutto. Va bene. Un, due, tre,
Che finita lei! Ciao ragazzi, ciao, e ciao, tanta papà, fortuna! Ciao, ciao! Invece che compagnia reciti? Io oggi recito nella compagnia I Legnanesi! Ciao ragazzi! Ciao. Seguitemi! Piano piano ci giunge un nuovo personaggio, vecchio, nuovo, Zoni Luigi. In questa compagnia dei Legnanesi, adesso tuttora, fa il prete, però nel Legnanesi tanti anni fa era una colonna portante. Luigi Zoni. Beh, devo dire, sono contento di essere ritornato, sono contento perché mi piace il teatro e sono contento perché vorrei riportare ancora in auge il vero teatro del Legnanese. È un rientré e credeteci, ritorneremo alla grande, eh? Ti lascio ritruccare e piano piano andiamo a conoscere gli altri personaggi dei Legnanesi. Entriamo nel camerino della Mabi. Wow! Abbiamo la Mabi. Ecco. Buonasera signori. Ecco la Mabi. Posa il pennello. Questo è un personaggio scoperto, voluto, un grandissimo personaggio. 2 anni fa è entrato con Sucche Melon nella sua stagione. E quest'anno si presta a recitare 1, 2, 3 che finì da lei. 2 anni di Legnanesi, hai volato letteralmente sulla scala del successo. Una parola? In questi anni con i Legnanesi. Ma la compagnia dei Legnanesi è una compagnia fantastica, una grande famiglia di, fra virgolette, dilettanti che ama il teatro e ama la sua terra, la sua cultura, quindi il dialetto, le proprie origini. E cioè io come personaggio invece do un attimo un aspetto un po' più contemporaneo, più internazionale, e serve proprio per dare quel contrasto che innesca poi la parodia e tutta quella scena divertente che diverte grandi e piccini nel nostro teatro, che è molto seguito non solo nella zona, sta prendendo molto piede. Quindi mi raccomando, ci vediamo a teatro e a presto e buon divertimento. Comunque questa è una famiglia e adesso oltre alla famiglia c'è chi recita e chi non recita. Abbiamo un personaggio, eccolo qua, è il nostro piccolino, eccolo, è il nostro Libero Galimberti, tanti anni nei Legnanesi, adesso non ti dico la nostra colonna portante, colui che sa dove mettere i mezzi, sa dove mettere le scenografie, sa dove mettere tutto, la nostra colonna portante, Libero Galimberti, tanti anni nei Legnanesi anche te. Sono stato uno dei primi, nel 49. E facevi? Il Marcello. Marcel Malnato, beh, ho iniziato con altre robe, dopo è saltato fuori il Marcello e via. Sono andato avanti fino a qualche anno fa. Qualche anno fa, perché non sei andato in pensione, sei qua ancora con noi, vero? Certo. Ecco, un altro grandissimo personaggio è Libero Galimberti, detto il Marcello. Ciao Libero, adesso ciao. Vado piano piano, venite sempre con me e andiamo a conoscere altri personaggi. Venite. Ciao Danilo. Invece da cambiare la macchina, nettala qua, che quando sei in ferro da casa tua, bisogna dare i pesci in zerbin per non sporcare la corte. Funziona! Ma mistica! Sagrada, usami la strascella! Ma che schifo! Ma guarda le mie Chanel! Ma che spazzasciato! Sono Madonna! Ma sa che ma guarda la cacca del tuo cane! Ma guarda! Una pizzettina! La pupù del mio tesorino! Ma guarda che bello! Tesorino? Ma se ne crosme un rititin! Ma lei è un San Bernardo! E titi voi che la porta a la entrei con la putisella voglia! E lei le sciampacciuca! Come che re bambichi, guarda! Ma una volta sola, ma la linda. E poi fa le cacche di un elefante! Ma Dan, guarda non ti scoste! La porta furtina! Sì, ma la spruzza! Ma non ti scoste, non sapevo! Oh, che schifo! Papi, dai, aiutami a tirar fuori la Chanel! Dai, che schifo! Chi te dormi? Guarda che c'è mala chiusa, va là a mettere le canelle, meos, dai, vai. Tira giù. Dai papi, tirami fuori la Chanel e lavali con l'acqua ossigenata. Ma che schifo, che schifo, che schifo.
Uè, che sa merda cos'è? Di nanna, calma, a gaero il suo tempo. E già capì? Campa cavallo che l'erba cresce. Buona, e mia tomava l'erba, la pensi e per la primuntuta te. Re bambino, re bambino, fa che so e a tutti che ti fiume la Marianna. Madonna, la massima, va via, va via. Va, se sanno chi fa ritirare di lì, guarda. Kiwi, ti piaceria, eh? Perché ricorda Smilò? Galoppi! Tenga lì però! Ah! Perché, secondo te, che lì alzaria no! Comunque, è meglio un uomo oggi che la vagina domani, eh! Via, 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 via! Basta gridare voi! Svegliare il bambino mio! E me non sentire telenovelas, terra nostra! Dio e Fatima! Guarda che chi la terra è anche la nostra, né? Per adesso! E non per ultimo, in senso di importanza, ma un altro personaggio nuovo dei Legnanesi. La Pineta, alias? Pinuccio Gallo Stampino, primo anno nei Legnanesi, debutto questa sera con questa bellissima compagnia, perché devo dire anche che ho trovato un gruppo di amici veramente tutti molto affiatati, che ci si aiuta anche uno con l'altro a volte, non è fatica dire cose di questo genere. Speriamo che sicuramente tutto questa sera andrà bene, siamo, come hai già detto prima, qualcun altro in attesa ancora dei costumi, ma Danilo ho sentito dire che ci saranno in scena con i costumi, perciò non abbiamo problemi. A questo punto, ragazzi, seguitemi, venite qua, facciamo la conclusiva. Che fisico che hai! Comunque, ragazzi, questa sera qui iniziamo la nostra avventura con 1, 2, 3 Che finita ne! Sono sempre qua! Le mosche, non le vedi le mosche davanti a me? Tira su la muschirella! Tarlocca! Te sei buono nota, sta vestita! C'è un tavano anche così, c'è! Te sei buona nota, sta vestita bene! Te sei buona tiva! Fior di pesco! Reverenda! Madonna! Tutta è pronta per la cerimonia, vero? Stavo parlando con la mamma, ma com'è emozionata! Reverendo, reverendo! Mi continua a scappare ad andare al Cesole! Parla Dio! Cosa dice reverendo? Magari è una piccola cistite che le dica la stessa! Sarà la sua buca, gramofono! Reverendo! Teste arriveranno gli sposi. Reverendo! Le scandaline in chiesa! Pere fette! Per chi? Pere fette! No, no, sono intere. No, di chi sta un bene! Una è proprio stata una bella paradura, sul piramide! E naturalmente poi regoleremo i conti, vero? Avete voluto le campane di prima, la paratura di prima, i fiori di prima, eh? Sciocchirà, tutta roba da prima della guerra, eh? E poi si ricorda quel proverbio che dice pagare e morire che sempre a te. Ma lo sposo è già arrivato. Guardi, lo sposo sarà qui in mente. Lo sposo arriverà qui in mente.
Arriverà fuori di mente? No! Oh. Arriverà chi adesso? Immantinente! Ecco! Guardi, ce l'avevo quasi! Ce l'avevo qua! Oh, lei ce l'ha sempre lì, ma... Tosti! Sta... Questa signora ritorna con un tuffo pure ho fatto una scoperta. Rincasando io trovai la porta aperta. Dalla gabbia è sparito, io ce l'ho lì. Non può essere che lui mi sia scappato. Che è successo? Dove è andato il canarino? Certamente qualche donna ha rubato, qualche donna ha rubato il mio cellino. Ma dov'è il mio cane? Che faceva? Dove è andato il mio cellino? Ciao! Ciao! Qualche donna l'ho rubato? Cominciamo, Ma dov'è? Cocco bello! Per diventare bella bisogna anche diventare cipe, cipe, cipe! Guardate come fa il mondo! Questo è il mondo dello spettacolo! Si dispera notte e di... Là! Adesso un po' di matita! Andiamo con la matitina bella! Mi sentivo sola! No. Andavo a letto e lui veniva accanto a me! T'ho visto, Mi imboccava col suo becco. T'ho visto, Chico. Ciao, Era proprio un uccellino fatto per me. Sei a posto? Hai già dato i biglietti mio moglie? No. Con le zampe andava un pochettino più in giù. Sembra strano, ma tutto questo a me piaceva. Però adesso, Adesso questo li incollano, quando le metto su 3-4 volte sono finite. Dov'è il mio canarino? Che faceva? Cipe cipe, cipe cipe. Chi sarà quella stasina? Che stamane l'ho rapito? Chi ha rubato il mio uccellino? Non immagina il dolore che mi dà. Di prima. Il suo nido, a me, vicino. Che scarpina Cenerentola. Per un nido senza uccello, cosa fa? Se vedete un uccellino, voi portatelo da me. Ho una gabbia sempre aperta e stavolta lo terrò tutto per me. Olè! Per la storia son nata zarina, per i russi anche un po' la zarona, ma oramai sono dentro un'icona. Sono candida come la neve dell'Urso, come un fiocco che cade. Sono sortice bianca, una magia. Come va? Sto bene? Stai bene? Siamo a voi, avete una velocità. Poi, lo sai che quando finiscono lo spettacolo tu non fai a tempo neanche... Ciao! Si chiama velocezza, non velocità. Questione di essere pratici e trovare i vestiti già pronti, allora tac tac tac. Non siamo come quel famoso trasformista, come si chiama? Quella Bracchetti, quella sì che è specialista di cambiare. Due volte ci è venuto a trovare a... Ah sì? Sì, lo smesso. Una bella cosa per vedere che questi grandi artisti internazionali, quello lì poi è uno dei 10 del mondo. L'ho saputo dopo su internet che... Io confesso, non lo conosco. Non l'ho mai visto. Cioè,
col ciuffetto in alto. Vedere che cioè vengono a vedersi perché anche loro, cioè è venuto prima da solo e poi dopo ha portato la mamma. Non può mai essere grande come Angelo Mortarino. Angelo Mortarino. Grazie. Oramai abbiamo 71 anni e ora di piedestallo del Legnanese. Sparire! E poi c'è il fatto, sai, che quest'anno ci vuole abbandonare o no? No, non ci credo, perché mancherebbe qualche cosa, manca tutto insieme. Cioè tu pensi realmente che io sia salito sul palcoscenico di Varese, che è il mio teatro, e io dico alla gente, questa è l'ultima volta che vengo su questo palcoscenico? No, perché in quel teatro io sono nato, a 17 anni facevo il farista, perché adesso è tutto robotizzato e bello da vedere, una volta bisognava essere lì. Diciamo che sotto i miei due fari, ne avevo due, sono passati tutti i più grandi attori di allora, degli anni 50, e le più belle donne del mondo, le più grandi soubrette. Peccato, guarda dove sei finito adesso, in mezzo a tutti gli uomini. Però insomma, noi quando siamo vestiti così femminili ci sentiamo donne. Ciao a tutti. Andiamo, va. Ciao Angelo. Ciao. Ma Parini, ma i pueriti che fino a fa? Pueriti. Dicevamo una volta, non por pueriti, se non in quel momento che il Signore la creò, tutti accidenti. E maldoventar da denci e da co buleta cronica e pesce al cavò. Come adesso? E la nostra fortuna le questa c'è se non si parpati e patè anche molto. Oddio dopo la vita le questa fermo avanti e qualche l'era nato a alcun deschili da co da mangiare al quindestino in fila più sei cavò e quanca al viva al fermo vapore a pesca un ogio o bestia che odore gli adeni oggi i denti uregi e curati a tatina pensa la pareva a guerra fra l'America e la Cina. Ciao Orisa. Adesso lei stessa. Ciao Orisa. Ciao. Ricordeva gente che un popolo che non ha storia è un popolo che non c'ha memoria. Perché? Perché la vita le fa in sì. Quando se vedi le mie andate. Luigi Sironi è stato più contento rispetto all'anno scorso di questa rivista. Se i ragazzi hanno reagito meglio, lui è il coreografo appunto della compagnia. Sì, ogni anno si cerca di migliorare. Quest'anno c'è molto impegnativo nelle danze, c'è molta come si dice, carne al fuoco. C'è la prima scena della come si chiama la prima scena della Las Vegas. Della Las Vegas è splendido, capisci? Sì. Sì. I ragazzi hanno reagito, cioè da un anno all'altro hanno migliorato appunto il progetto. Dirò che ci sono molti nuovi quest'anno, eh? Quest'anno sono in 14, eh? E ce ne sono 4 di vecchi, i resti sono tutti nuovi, eh? No, hanno reagito bene. E d'altra parte le scene si vedono. Sì. Che sono stupende, quindi no, ma infatti anche molto molto compatti nei balletti. Sì, senz'altro. È che io lo faccio da supplente anche, perché poi manca qualcuno, si è fatto male un ragazzo, ho dovuto entrare nelle danze. È già, Luigi Sironi che balla. Che balla. Ce l'abbiamo visto. Alla mia età mi devo buttare dentro. Comunque. Ma volate, sì. Comunque mi diverto e. Allora, complimenti. Grazie. Grazie a te. Al prossimo anno. Ok. Ciao, grazie. Ciao. Sta girando già la ruota che la vita cambierà. Siamo qui per voi, la fortuna.
Ladies and gentlemen, questa sera, direttamente da Legnano, l'unica, inimitabile, irraggiungibile Mabi! Las Vegas è un miraggio, un sogno che ognuno tentar vorrebbe, sai perché? Se la fortuna ti sorriderà, si aprono le porte della felicità. Successo, sono